Ciao a tutti amici, oggi parliamo, le pistole sono giuste, noi cittadini abbiamo il diritto di difenderci contro i malavitosi e quindi le pistole, questa è finta, le pistole sono giuste, ma questa è un'altra storia, la farò un'altra volta, no? Comunque, ah sì, ho notato lì per la pena morte, insulti che si sprecano. Poi potete anche togliervi dalla mia lista, amici, potete, e non guardatemi più. Oh, così avrò meno risposte lettori da fare e ci guadagno di brutto. Bye. Allora, ieri alla fine sono riuscito a comprare Little Big Planet. Secondo me Little Big Planet è una cagata. Però, speso ben $62, lo giocherò ancora un po', prima di buttarlo nel cesso, quello schifo, è da bambini deficienti. Non lo so, forse, allora, se adesso penso che di sì, comunque se si gioca online tra amici, si parla mentre si gioca, come in Burnout Paradise, ben volentieri. Ma giocare da solo mi rompo. Molto meglio Guitar Hero. Infatti Guitar Hero adesso, oggi ci giocherò un sacco, che con la batteria ormai sono diventato un campione. Poi ieri sera c'era la festa di Halloween, però siccome ha piovuto, ha iniziato a piovere, pochissimi bambini sono venuti a casa mia, quindi c'ho tutto sto borsone di caramelle. Guarda qua, ho speso ben $11 per tutte ste caramelle. Sono ricco. Guarda, se ogni caramella fosse un dollaro, avrei $1,000,000 qua. Anche di più, anche un sacco di altri soldi. Allora, adesso vi faccio vedere le caramelle americane. Allora, Dots, vabbè, tutte sono ultra coi coloranti che fanno malissimo, però ai bambini piace. Questa qua, il caramello è una delle cose più usate americane. Cioè da noi tipo c'è la cioccolata gianduiotto, da noi loro c'è il caramello, ad esempio i Reese's, come si chiamano? Sono dei cioccolati col caramello dentro. Ah, burro di arachidi. Va via come il pane, eh. Poi tutte queste caramelle ultra zuccherate. Queste qui. Lecca lecca. Poi questo cos'è? Frizzi pazzi, non lo so. Basta. Sono tutte queste caramelle invendute. Poi. Poi l'altro giorno ho detto che mi è arrivata, non so se l'ho detto, comunque mi è arrivata una lettera che questi qua dell'associazione delle case dove sto sono diventati cattivissimi, no? Proprio, allora, se hai dei giocattoli nel giardino li devi togliere entro 4 giorni, altrimenti mandano una squadra di ispezione e devi spendere $1,000. Se come me avevo il problema col prato, entro 30 giorni lo devi fare. Però nel mio caso si vede che le regole erano ancora soft. Allora mi ha mandato una lettera amichevole, poi l'avevo messo a posto, poi me ne ha mandato un'altra. Poi l'ultimo che è arrivato era meno amichevole. Ha detto bisogna farlo entro 30 giorni, se no ci saranno conseguenze, bisogna andare davanti al giudice. Allora io comunque lo so a posto, no? Poi è arrivata di nuovo questa lettera, un'altra, ma generale, non particolarmente indirizzata a me. E proprio adesso, se non si fa entro 30 giorni, bisogna pagare $1,000 per la squadra di... Guarda te! Ah, Ciusco, io ho cambiato il nome, si chiama Guacamola adesso. Guacamola, che cavolo fai? Che sempre lì con le tende, no? Allora, no, e poi se te non metti a posto la cosa che hanno detto di mettere a posto, ti mandano davanti al giudice e alla fine ti tolgono a casa, no? Allora, mia mamma mi ha detto, ma sì, ma è una lettera che mandano a tutti. Invece no! È una lettera solo per farti spaventare. Invece no. Anzi, ieri mi è arrivata quest'altra lettera. Questa invece è del comitato, no? Rivoluzionario questi nazisti che mandano le lettere minatorie. Allora hanno detto: attenzione,
praticamente è una lettera anonima, però dice che praticamente adesso l'associazione delle case sta iniziando a rompere le scatole, no? Hanno addirittura chiamato in causa un avvocato che manderà queste lettere minatorie dei 30 giorni. E allora dice, ah sì, però l'avvocato come viene pagato? Verrà pagato con i soldi nostri dei contribuenti! E soprattutto dell'associazione, perché per stare in questo gruppo di case bisogna pagare ogni anno un'associazione, che era l'ultima volta era $20. Però siccome adesso hanno assunto un avvocato giusto per farsi stronzate del prato messo male, allora la gente dirà, ah adesso bisognerà pagare anche l'avvocato. E allora il prezzo dell'associazione salirà di brutto. Allora se riceviamo una di quelle lettere lì, diciamo, tempo sul prato, allora se ti mandano la lettera che ti paga $1000, dicono non scegliere di mediare, di patteggiare. Punto 2. Ricordati di rispondere alla lettera dell'avvocato, che è obbligatoria. Poi, se sei capace di mettere a posto le violazioni, fallo. Fai delle foto, tieni tutti gli scontrini, che poi in corte li dimostriamo. E poi trovati un amico fidato nel quartiere, e così poi andremo in corte e la faremo pagare a quei fascistissimi. Sono dei fascistissimi, no? Firmato il tuo vicino anonimo, un anonimo. Quindi non era solo una lettera così, era, insomma, adesso noi fronte di rivoluzione la faremo pagare a quegli stronzi. Ma la mia casa va bene, il prato è bellissimo, vai, c'è un po' di erbacce che toglierò, poi sì, la casa ai lati è diventata un po' verdina perché bisogna spruzzarla con l'acqua compressa, no? Allora giusto ieri mi è arrivata anche una lettera, ha detto, oh, ma c'è le finestre verdine, te le spruzziamo per $185, ma ladri, con $185 mi compro il compressore e me le faccio da me. Comunque non è che sono verdi, sono un po' sporche, ma una stronzata. Comunque niente, adesso ci vedo. Poi Halloween, ho detto, Halloween finito, quindi già nei negozi, già da agosto nei negozi c'era roba di Natale, eh. Cioè, l'ultima volta che sono stato a Home Depot, che sarà stato un mese fa, alberi di Natale, luci, robe per il presepio, però nessuno ancora le ha messo in giardino, no? Però siccome Halloween è finito, da adesso in poi inizieranno a spuntare le luci per le case e anch'io le metterò. E io l'anno scorso ho fatto un po' un casino a mettere le luci perché sono andato sul tetto con la pinzatrice. Invece stanno ho un'idea geniale da rivoluzionare il mercato delle luci sui tetti. Allora, le luci le monto su delle listelle di legno, no? E poi dopo metti la listella di legno attaccata, finito. Cioè, invece di andare sul tetto con tutto il rotolone di luci e spiaccicare, te le fai ben con comodo sul pavimento del garage. E poi metti tutto il coso, tac. E viene un gioiello, adesso lo farò prossimamente. E dopo farò dei filmati della gente. Oh, perché la gente proprio quando c'è Natale, Halloween, metti un casinissimo di luci, un casino di roba nel giardino. Avevo fatto ieri il video di Halloween, ma uno lì ha fatto tipo parco di divertimenti, c'aveva come minimo 20 bare nel giardino, no? Quelle bare finte di Halloween. Zombie, luci, cazzatine, mega schermi. Non lo so io. Avrà speso un sacco di soldi per fare una stronzata di una sera. Fosse una cosa di una settimana. Non so. E le luci uguale, no? Ci danno proprio di brutto a fare le decorazioni. Guacamola! Allora, i nuovi nomi per guacamola sono guacamola, ciuscaccio del paradiso, che oppure Tesla. Perché ieri sera ho visto il documentario di Tesla, Tesla è il mio scienziato preferito adesso, perché lui ha trovato il modo di cosare con i magneti, perché i magneti c'hanno della cosa che lì si crea energia, e adesso ci farò anch'io. Guacamola, vai a dormire. Allora, per il momento è tutto, ciao a tutti.